Gira, gira per il mar, voglio non fermarsi. Il canto gioioso dei bimbi, i primi che a settembre utilizzeranno queste aule, hanno aperto le porte della scuola dell'infanzia intitolata oggi a Luigi Gui, politico padovano considerato uno dei padri della Repubblica. Membro dell'Assemblea Costituente e storico ministro dell'istruzione con la sua riforma della scuola media e l'istruzione obbligatoria fino a 14 anni. Nel 1962, quando mio padre prese il ministero della pubblica istruzione fino a 68, in quegli anni il bilancio della pubblica istruzione superò il bilancio della difesa e ricordo che mio padre era molto orgoglioso di questo fatto, che cioè diciamo i soldi dello Stato andassero alla formazione piuttosto che alle armi. Commossi, i figli Daniele e Benedetto hanno ricordato la figura politica del padre, hanno donato un busto di Luigi Gui posizionato all'entrata della scuola materna, pronta ad accogliere a settembre i bimbi iscritti. Qui andranno 150 bambini, oggi c'è una nutrita presenza perché ne avremo circa 75. Una struttura, quella di via Buzzaccarini, realizzata dopo un lungo iter e un periodo di interruzione dei lavori. Per i bimbi un edificio ecologico realizzato con materiali naturali, tenendo conto delle condizioni di massimo risparmio energetico.